Ciao ragazze, eccoci con una carrellata di prodotti terminati. Prodotti terminati. Ormai questa è la mia sigla dei prodotti terminati. Allora, partiamo subito all'arrembaggio. Pesco a casaccio, però aspetta, non ho lavato quei cosi. Grandissima Chiara. Vabbè, il primo prodotto terminato è l'acqua micellare di Bioderma. La seconda confezione e non ci sono altre parole, lo sapete, l'ho messa nei top, mi piace tantissimo, soprattutto per il viso. Per gli occhi magari un pochino meno perché fa un po' più fatica a togliere il mascara, ma per il viso è fantastica. Io non la risciacquo neanche perché sul mio viso proprio non ce n'è bisogno per niente. Ho finito questa boccione enorme di shampoo neutro per bambini, che io ho preso 2 anni fa per pulire i pennelli. Finalmente dopo 2 anni l'ho terminato, non ne potevo più. In realtà non ne comprerò un altro simile, anche perché per i pennelli preferisco la saponetta, quella classica. Uso la saponetta dei Provenzali di Marsiglia all'olio d'oliva e mi piace tantissimo per lavare i pennelli, quindi la preferisco piuttosto che a questi tipi di shampoo, che secondo me non tolgono benissimo come la saponetta di Marsiglia. Poi ho terminato il mio shampoo antiforfora della Lavera, non so che confezione sia, siamo a quota forse 3 o 4, comunque ne ho già un'altra, lo sapete anche questo, messo nei top del 2012, mi piace tantissimo. Poi ho finito un'altra confezione dello struccante di Yves Rocher bifasico. Anche questo, ennesima confezione che finisco, mi piace tantissimo, strucca veramente benissimo gli occhi, è ottimo per gli occhi delicati, per i portatori di lenti a contatto, insomma, fantastico. Una ragazza mi ha consigliato, sempre di Yves Rocher, quello gel micellare, lo struccante gel micellare, voglio provare quello lì. Sta accadendo tutto. Poi, ho finito il bagnoschiuma di questa marca, Zense, Aromatherapy, che ho trovato nella My Beauty Box che mi era stata inviata quella lì di ottobre, e devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Non, cioè, non a tal punto da ricomprarlo, ecco, quello sì, perché alla fine insomma è un bagnoschiuma, non so quanto costa, ma credo sui 9 euro. Poi ne ho davvero tanti altri, quindi comunque un buon prodotto. Poi è alla mirra, mi piace tantissimo la profumazione. Poi ho finito questa confezione di salviettine struccanti che io ho comprato esclusivamente per togliere gli swatch dalle mani, per struccare il viso, gli occhi, non è assolutamente adatta, questa qui l'ho trovata da Lidl. Poi ho finito le strisce depilatorie, sono rimaste solo... Io mi sono appena messa lo smalto, ho una paura di rovinarlo. Ho finito le strisce depilatorie di Bette. Oh, anche queste si finiscono e si terminano perché ne avevo un sacco veramente e sono riuscita a finirle. Queste sono per ascelle e bikini, le usate solo per i bikini, le ascelle no, mi depilo col rasoio le ascelle, mi piace dire ascelle. E niente, terminate, sono rimaste solo queste salviettine che è pura paraffina, che io non uso ma che butto proprio alla grandissima, perché per togliermi residui di ceretta o cose del genere uso l'olio, l'olio di jojoba, quelle cose lì, o gli oli o il gel di aloe, non paraffina, che poi fa venire punti neri e cose, schifezze varie. Ho finito 2 dischettini struccanti. Allora, uno è questo qui della Conad e mi piace tantissimo, sono buoni. Sono in 100% pure cotone morbido e resistente, sono validi, li avevo trovati in offerta, così come avevo trovato in offerta questi qui della Coq, dischetti maxi 50 pezzi, anche questi sono molto validi, doppio lato, lato liscio e lato, questo fatti così insomma. Non mi ricordo quanto costano perché anche questi li ho trovati in offerta, ma non tantissimo comunque. Se li trovate, provateli perché sono buoni. Ah, ho terminato finalmente queste salviettine struccanti, delicate, un corno. E
Però ho sentito che molte ragazze si sono trovate bene. Queste qui sono quelle della Vivicop verde. E di solito, quando bruciano alle altre persone, a me non bruciano. Non so perché. Tipo anche le matite della Long Lasting di Essence, a me internamente bruciano da morire. Non so perché. Anche la Perversion di Urban Decay, la matita, che adesso ce l'ho su, l'ho messa già un paio di volte e internamente non mi dà alcun fastidio, so che a molte invece dà fastidio. Questa so che a molte si trovano bene, a me dà un fastidio che mi pizzica da morire, non è assolutamente delicata, quindi prendete queste cose con le pinze perché evidentemente sono un po' particolare per questo, boh. Eppure io ho una pelle delicata, non so. Poi ho finito la mia crema idratante, Caudalie, di Caudalie, che anche questa è nei top del 2012. Ce ne ho un'altra già comprata, ovviamente, in bagno. Non ve ne so già parlare perché ne ho parlata 3000 volte, mi piace tantissimo, mi idrata perfettamente. Poi ho finito il mini campioncino di Clinique dello scrub, 7 Day Scrub Cream. Mi è piaciuto. E quotidiano, quindi è molto delicato da usare tutti i giorni. No, non si sente più l'odore e insomma mi è piaciuto. Poi purtroppo ho finito il burro cacao di Ornella che lei mi aveva dato al Cosmoprof e mi manca. Mi manca perché era davvero valido, cioè era la sera me lo mettevo e proprio mi cioè le labbra me le faceva proprio morbidissime, fantastiche fino al giorno dopo. Quando avevo il raffreddore l'avevo messo anche intorno al naso. Era fantastico, purtroppo non si può comprare, non è in commercio, l'aveva fatto lei, però pazienza. Poi ho finito due mascara, questo qui è quello di Clinique, l'Eye Length Mascara, che se non erro ho visto anche usare da una delle Pixie Woo. E era questo con lo scovolino fatto così. Insomma, non male, però niente di eccezionale. E poi ho finito il Blackest Black di Essence, che a me sinceramente non è piaciuto. Ha questo scovolino fatto così. Li devo lavare, anzi, forse questo qui non lo lavo neanche, lo butto direttamente. Questo qui perché ha uno scovolino un po' così. Io lavo gli scovolini, quelli un po' più particolari, mentre questo magari lo lavo semplicemente con acqua e sapone. E niente, sì, questo non mi era piaciuto per niente, era completamente inutile sulle mie ciglia, però lo sapete che sulle ciglia, soprattutto per i mascara, è veramente molto molto soggettivo, quindi bisogna vedere. Ho finito questa crema struccante di Makeup Forever che mi avevano dato come campioncino alla truccheria di Bologna. E per tutti i tipi di pelle sensibile, non comedogena, senza parabeni. È tipo, aveva tipo un latte detergente, quindi lo mettete sul batuffolo, ve lo passate. Come struccante non è il massimo, soprattutto per gli occhi, ma anche per il viso. Non è che dovete fare tante tante passate, metterlo abbondantemente, non so quanto costa, quindi secondo me no, non ne vale proprio la pena. Però essere delicato è vero, è molto molto delicato per le pelli sensibili e è vero che non è comedogeno perché non mi ha dato problemi, l'ho usato 3 o 4 volte. Questo campioncino da quanti? 15 ml, è vero. Infine un altro campioncino, questo cos'è? Ha il bagnoschiuma all'edera, è un po' zozzo, non fateci caso, dell'erbolario che non mi è piaciuto affatto, né la profumazione né il bagnoschiuma proprio in sé, non mi è piaciuto. Basta, questa era la carrellata dei prodotti terminati. Qualche cosa l'avevate già vista comunque nei miei altri video, nei top, perché alla fine quando poi un prodotto ti piace lo finisci anche. Spero che questo 2013 sia un anno di smaltimento. Niente ragazze, vi saluto, vi rimando al prossimo video. Ciao!